Studio 54 Network, così abbassiamo un po' il volume della cuffia al nostro ospite, perché naturalmente è una diretta con tantissime sorprese. Ci sono stati in Marvanza prima in onda con noi e ci hanno fatto ascoltare un po' di belle cose, devo dire. Questo è il bello della diretta, quando c'è, non dico improvvisazione, ma spontaneità, perché la radio è anche questo. Adesso invece, io sono sempre Luciano Procopio, buon pomeriggio come Scienza di Chiera, però parliamo di un memorial, è il terzo memorial Paolo Musolino, che quest'anno si terrà a Bianco presso il Lido Le Dune Bianche l'1 e il 2 agosto. Con me in diretta c'è il figlio Antonino. Antonino, buonasera. Buonasera. Io ti odio tutti, chiedo certo, scusa. Certo, no. Abbiamo fatto amicizia prima parlando, sì, insomma. Certo. Allora, Antonino Musolino, io ti faccio una domanda che penso sia retorica, però te la devo fare. Chi era Paolo Musolino? Paolo Musolino era un uomo che amava il prossimo. E questa è già una cosa che dice tutto. Che è la cosa più difficile, certo. Ovviamente. È facile a dirsi, poi nella pratica è molto difficile ad attuarsi. Il suo nome è legato ad uno sport un po' particolare, è uno sport, si può dire. Sì. Lo sport degli scacchi. Uno sport della mente. Della mente. Quindi è una cosa difficile, perché richiede intelligenza, tatto, tattica soprattutto. Concentrazione. Concentrazione. Strategia. Strategia e tante altre cose. È vero. Senti, tu naturalmente, essendo il figlio, hai vissuto le passioni di tuo padre. Ma insomma, come gli è nata questa passione per gli scacchi? Il mio padre mi diceva che la passione gli è nata quando era studente. Lui è nato a Reggio e frequentava il circolo scacchistico, sì, di Reggio Calabria. Poi si è trasferito a Bianco, anzi esattamente in una frazione, una piccola frazione, sì, Crocefisso del Bianco, sì, non so se esiste neanche sulle carte geografiche. E ricordo bambino, sì, che passava giornate intere sugli scacchi, a risolvere i problemi di scacchi. Anche perché lui era un insegnante. Era un insegnante. Cosa insegnava lui? Lui era un laureato in storia di geografia, però aveva deciso di insegnare nelle scuole medie, perché in quel periodo, nelle scuole elementari, perdone, perché in quel periodo c'era un'estrema povertà. Che anni erano più o meno? Ma io parlo degli anni 48 o 50. Quindi si usciva dalla guerra, la vita era quella che era, insomma, lui. Estrema povertà. Estrema povertà. E io ricordo che lui prendeva l'autobus, andava a Reggio Calabria, sì, comprava penne, matite, quaderni e li portava e distribuiva a questi bambini che, ti ripeto, io me li ricordo ancora bambino, scalzi. Beh, insomma, capisci bene quello, certo, che voglio dire, venivano utilizzati. Io, da quello che ho visto nei documentari, nei cinegiornali di all'epoca, però insomma, sicuramente è una grande persona. Ed è giusto, quindi, rappresentando, conoscendo la persona, per sommi capi, è giusto ricordarlo con un memorial che avesse non solamente uno scopo evocativo, ma soprattutto trasmettere agli altri, in questo caso ai bambini, e ci arriveremo, quello che era Paolo Musolino. Sì, io volevo dire solo una cosa, sì, che ricordo mio padre per la sua estrema concentrazione, sì. Ricordo bambino, quando dovevo chiamarlo dicevo papà vieni a mangiare, ma dovevo gridare, dovevo scuoterlo letteralmente, tanto era la sua capacità di concentrarsi. Vabbè, certo, se giocava a scacchi, sì. Cioè, voglio dire, sì, effettivamente. L'anima era questa. Senti, Antonio, facciamo una cosa, portiamo una canzone, poi entreremo piano piano a raccontare attraverso il memorial, naturalmente, cosa si prefigge il memorial attraverso il pensiero e la volontà e la passione di Paolo Musolino. Ascoltiamo una canzone. Studio 54 Network. Studio 54 Network. Che niente è impossibile.
questo è il nuovo singolo di Raff, si chiama Ballo. Studio 54 Network, siamo in diretta da Bovalino, parco commerciale Gelsomini, e io sono con un simpatico amico, Antonino Musolino, figlio del grande Paolo Musolino, che è campione di scacchi, tra l'altro, oltre che un insegnante, una persona molto umana. Mi spiegava Antonino come è diventato campione suo papà. Erano il dopoguerra, quindi naturalmente non c'era internet, il telefono non arrivava dovunque, giocava a scacchi per corrispondenza attraverso delle cartoline postali. Quindi funziona così: una mossa alla volta. E una mossa una settimana, 10 giorni, 2 settimane. Bellissimo. Cioè praticamente una mossa, poi imbucava la mossa, lui rispondeva. Esattamente. E si giocava ovviamente contro tanti giocatori contemporaneamente che giocavano fra di loro, ovviamente. Mamma quindi mia. C'era un giocatore che giocava contro altri 10-12 giocatori, sempre per corrispondere. Stai dando una notizia di gossip, questo è gossip, tra l'altro. Io penso che pochi sapessero magari che c'erano persone, oltre tuo papà, che magari in tutta Italia, in tutto il mondo, giocavano a scacchi in questa maniera, perché uno immagina il gioco dello scacchi vis-à-vis direttamente, invece no. Cioè oggi c'è lo scacco online, però invece una volta imbucando le cartoline, un antesignano del gioco online. E tuo papà è stato per 2 volte campione italiano? Lui è stato 2 volte vice campione italiano dietro un grande, il Porrega, che era un napoletano che è stato campione del mondo. E anche lui giocava? Anche lui giocava sempre con tutto il mondo, sempre con le cartoline postali. Cioè, signori miei, oggi parliamo dei social network, di Facebook, e pensare che veramente c'è, cioè, la mente umana nella dopoguerra si giocava per corrispondenza a scacchi. Senti, quindi naturalmente dalla passione di questo grande uomo, oltre che insomma sia a livello di gioco che a livello di opere, è nato il Memorial Paolo Musolino. Quindi cominciamo appunto a parlare. Allora, vedi, io devo dirti le cose con un po' di progressività, perché non è stata mia l'idea, ci tengo a dirlo. Il tutto è partito dalla Federazione Scacchistica,